Il rapporto costituisce un esempio di collaborazione tra enti portatori di interesse nell'analisi di fenomeni di attività criminose scappi dell'ambiente, del territorio e della salute, di cui però oggi finalmente c'è forte coscienza e la cooperazione tra diverse funzioni di realtà sociali rappresenta un'importante chiave di volta nella gestione della partita ambientale. In particolare il rapporto mette ancora il Veneto e Venezia tra i primi posti di questa poco edificante classifica. E se da un lato c'è certezza, c'è la piena consapevolezza di quanto alcune attività e opere possano costituire grandi opportunità di lavoro e di crescita in una fase economica difficilissima, sono d'altra parte però molteplici anche le situazioni a grave rischio di infiltrazioni criminose che vanno monitorate, in particolare nel sistema dei rifiuti. Le grandi opere costituiscono, lo sappiamo, opportunità di sviluppo, ma anche l'occasione per importanti movimentazioni di terreno, scavi e trasporti che possono nascondere la gestione illegale di grandi quantità di rifiuti. Altra questione, in questo saluto, che mi ritenevo di sottolineare, quella legata alla complessa partita della classificazione dei rifiuti e del recupero delle materie prime. Mercato interno, ma soprattutto estero, oggi fa grande richiesta, in particolare la Cina. Questo può da un lato rappresentare per l'imprenditoria una nuova opportunità economica, dall'altro diventare una nuova frontiera da osservare con attenzione. Qui sono ancora le partite da monitorare con molta attenzione in questa fattispecie. La prima riguarda il trasporto dei rifiuti dall'origine al sito finale e l'altra invece sono diversi passaggi nella lavorazione del rifiuto stesso necessari perché torni nei cicli di produzione industriale. La richiesta di massima attenzione e responsabilità va inoltre indirizzata ai funzionari pubblici che rappresentano un presidio per la gestione del territorio. Chi oggi, come funzionario pubblico, ha la responsabilità tecnica di valutare gli impatti ambientali degli interventi preposti, si deve muovere con la massima collaborazione di tutte le amministrazioni per ottenere la visione più ampia possibile prima di esprimere un parere. Questo comporta più fatica nelle valutazioni e maggiori impegni, ma potrebbe consentire di correre minori rischi in seguito, attuando con maggiore determinazione il principio di precauzione. Anche i soggetti proponenti progetti dovrebbero essere oggetto di monitoraggio. Per questo, recentemente, come assessorato alle politiche ambientali, abbiamo chiesto la collaborazione alla Camera di Commercio. Con pagine sociali poco trasparenti vanno valutate tanto quanto i progetti presentati, se nel caso segnalate alle autorità competenti. Come procede allora il ciclo del cemento e traffico dei rifiuti, che è un po' il tema di questa giornata? Allora, come amministrazione provinciale abbiamo adottato un progetto denominato Rete di Vigilanza Ambientale, che è diretto a creare e istituzionalizzare meccanismi di condivisione e sinergia tra le varie forze di polizia e organismi di controllo che si dedicano alla tutela dell'ambiente. La prima fase del progetto ha determinato la stipula di alcuni protocolli d'intesa in materia di vigilanza ambientale con i principali corpi di polizia e enti di controllo operanti sul territorio provinciale. Nel dettaglio sono state firmate convenzioni con l'Agenzia delle Dogane, il Comando delle Capitanerie di Porto di Venezia e di Chioggia, il Compartimento Polizia Ferroviaria del Veneto, il Compartimento Polizia Stradale del Triveneto, il Corpo Forestale dello Stato, il Gruppo Carabinieri Tutela Ambiente ed in via di perfezionamento l'accordo con la Guardia di Finanza. In attuazione dei richiamati protocolli è stato istituito un tavolo tecnico che prevede incontri periodici presso la sede della provincia di Venezia, sotto l'egida, ecco questo importante, della Procura della Repubblica di Venezia, che è molto attiva, e tale organismo persegue finalità di reciproca collaborazione e organizza gruppi operativi interforze diretti a promuovere specifiche campagne di controllo ambientale. I risultati ottenuti, e mi avvio alla conclusione di questo saluto, sono stati molto positivi. Ad esempio, nel solo anno 2011, l'ordinaria attività di controllo svolta dalle forze di polizia in collaborazione con gli uffici del servizio ambientale della Polizia Provinciale ha portato come sanzioni alle casse dell'ente oltre 500.000 euro, di cui una partita di questi vengono girati poi con questi protocolli alle forze dell'ordine che attuano l'attività appunto di prevenzione e repressione con l'acquisto di strumenti informatici e altri materiali che ci vengono richiesti. Quindi c'è una collaborazione che ritengo anche molto positiva. Si sono tenute 5 sedute del tavolo tecnico, a seguito delle quali sono state eseguite nel territorio provinciale 7 operazioni per forza di prevenzione e contrasto ai crimini ambientali,
che anche col coordinamento della provincia hanno visto la partecipazione di tutti i comandi di polizia. La collaborazione instaurata, sempre il coordinamento della provincia, costituisce dunque un'utile occasione di programmazione dei controlli ambientali, fatto salvo ovviamente le specificità di ciascun corpo, valorizzando reciprocamente le specifiche altre professionalità presenti. Nell'anno 2011 è stata anche avviata l'attività diretta a estendere tali strumenti di collaborazione anche ai comandi delle polizie locali, e lo scopo è il coinvolgimento dei comandi delle polizie municipali nel progetto della rete di vigilanza ambientale della provincia di Venezia, in modo da favorire il monitoraggio capillare del territorio. Il primo passo per la realizzazione di questo obiettivo è stato l'organizzazione di un corso di perfezionamento in più giornate, che è stato organizzato dall'Accademia di Scienze Ambientali di Venezia sul tema polizia locale e vigilanza ambientale, diretto al personale appartenente alle polizie di 44 comuni della provincia di Venezia. L'ampia adesione con più di 250 partecipanti ha consentito di avviare una più stretta interlocuzione del settore politico e ambientale con le polizie comunali e segnare un'importante tappa verso ulteriori traguardi. Ogni nostro sforzo quindi oggi consiste nel fare quadrato e nell'utilizzare tutte le competenze a disposizione affinché, nel rispetto di regole volte a preservare valori e beni comuni di importanza fondamentale come il territorio e l'ambiente, si possa sostenere un nuovo modello di crescita che garantisca la qualità e anche la remunerabilità del lavoro, ma soprattutto quello delle imprese oneste e sane, anche e soprattutto nel contesto economico di una crisi così pesante. Ecco, concludo questo saluto ringraziando per l'invito. Auspico che questa esperienza della provincia di Venezia possa essere portata a compimento anche e quindi rafforzata nella logica dell'area metropolitana che è passata appunto in queste ore, quindi penso sia un'esperienza sicuramente e penso di trovare il sostegno all'amministrazione dell'assessore Bettini, delle forze politiche presenti in amministrazione comunale e dell'area metropolitana, perché diventa sempre più importante un rapporto sinergico tra anche amministrazioni, soprattutto degli enti locali e in questa collaborazione virtuosa con le forze di polizia dell'ambiente, poi ci sollecita con questi rapporti e quindi come amministratori dobbiamo essere assolutamente impegnati e far sì che questi incontri seguano poi delle cose anche concrete come ci siamo sforzati di fare.